All'inizio di questo filmato vedremo come l'uso errato del frustino abbia portato il cavallo ad imparare dei comportamenti indesiderati. Passiamo subito ad analizzare il filmato. Fra un istante toccherò il cavallo col frustino per chiedergli di avanzare e il cavallo emetterà una sgroppata. Guardate, frustino, sgroppata, frustino che si ferma. Ancora una volta, frustino, sgroppata, frustino che si ferma. L'errore che molti fanno a questo punto è quello di pensare che il cavallo si stia ribellando al frustino e aumentano la forza del frustino anziché ristrutturarne la tempistica. Organizzare la sequenza addestrativa. Accertiamoci che il cavallo conosca bene cosa il frustino significhi e quindi scendiamo, cominciamo il picchiettio sul posteriore e appena il cavallo emette il comportamento in avanti ci fermiamo. Ricordiamo che il cavallo impara nel momento in cui il frustino si ferma e non nel momento in cui il frustino comincia. A questo punto saliamo in sella e ripetiamo la stessa sequenza. Picchiettio del frustino che continua quando il cavallo emette comportamenti indesiderati, come in questo caso il calcio, e si ferma subito dopo appena abbiamo il movimento in avanti. Osserviamo bene ora questa sequenza. Inizio il picchiettio, il cavallo prima si sposta all'interno col posteriore, poi emette una sgroppata e io continuo semplicemente il picchiettio. Al primo movimento in avanti mi fermo e accarezzo. Guardate come l'aver fermato il frustino al momento giusto e non l'aumentare della forza del frustino abbia già fatto capire al cavallo qual è il comportamento desiderato, che è quello di muoversi in avanti. Ricordiamo che una delle fonti più grandi di stress per il cavallo è l'incoerenza nell'uso degli aiuti da parte del cavaliere. Queste tecniche quindi vanno sempre provate e sperimentate sotto la supervisione dell'occhio attento di un istruttore che sia cosciente di come funzionano le tempistiche del condizionamento operante. Una tempistica corretta e avremo un cavallo sereno, collaborativo, leggero negli aiuti e sempre pronto ad eseguire ogni minima richiesta da parte del cavaliere. Una tempistica sbagliata e avremo invece un cavallo riottoso, apparentemente sempre disposto ad andare contro ad ogni richiesta da parte del cavaliere, ma che in realtà invece sta semplicemente emettendo comportamenti che lui pensa siano stati chiesti dal cavaliere. Tornando al filmato e alla sequenza addestrativa, abbiamo cominciato con il lavoro da terra per essere sicuri che il cavallo sappia il significato del frustino. Poi siamo passati dal lavoro in sella con la richiesta di movimento in avanti dall'alt verso il passo, poi con la richiesta di movimento in avanti dal passo verso il trotto ed infine con la richiesta del movimento in avanti dal trotto al galoppo. Ovviamente ogni passo in avanti verrà fatto solo quando si è visto che il cavallo ha capito qual è il comportamento desiderato, e cioè quello di muoversi in avanti. Se usiamo il frustino quindi come mezzo di comunicazione e non punizione, avremo cavalli sereni e concentrati a dare risposte alle domande che arriveranno dagli aiuti. Come dimostrato da questa sequenza addestrativa girata successivamente, dove il cavallo rimane cooperativo quando montato dal proprio cavaliere.